Amici YouTube, benvenuti a questo appuntamento. Oggi parleremo di un transito estremamente importante. Andremo a capire poi, segno per segno, come sarà questo transito e come influenzerà ogni segno dello zodiaco attraverso le mie carte con una lettura specifica, proprio solo e esclusivamente per il segno di cui sto parlando. Questo sarà un momento importante perché il transito in questione sarà la congiunzione, quindi quando due pianeti si uniscono allo stesso grado il giorno 16 di febbraio, nel segno del Capricorno si congiungeranno Marte, quindi il pianeta della passione, dell'azione, del maschile, e Venere, il pianeta dell'armonia, dell'amore e del femminile. Quando questi due pianeti si congiungono ci sono solo e esclusivamente aspetti molto positivi nel cielo. Il giorno 6 di marzo questi due pianeti insieme agli stessi gradi cambiano segno e passano nel segno dell'acquario. Quindi fino al 31 di marzo, i primi giorni di aprile, questo transito sarà molto influente perché saranno congiunti per quasi circa un mese e mezzo. Andremo quindi a vedere e a capire un po' questa congiunzione, come influenzerà per tutti i segni. Questa è un'introduzione, lo troverete poi tutti i segni nel mio canale. Ascoltate sempre il vostro Sole, ovviamente, ma se conoscete la vostra Venere e il vostro Marte, mi raccomando, ascoltatele perché potrà portare un messaggio più ampio di questo transito. Io intanto mi presento, sono Astro, ciao ciao a chi non mi conosce, per tutte le persone che invece mi conoscono già, volevo ringraziarvi, grazie, grazie, grazie perché siete sempre tantissimi. Ringrazio anche tutte le persone che si stanno iscrivendo al corso di Tarocchi con me. A marzo ripartiremo, intorno ai primi giorni di marzo, quindi se volete iscrivervi potete iscrivermi in privato, oppure potete già registrarvi sulla mia pagina web www.astroevolution.net. Allora, iniziamo quindi a vedere segno per segno come sarà questo transito. Cancro, Sole, Luna, Venere o Marte nel segno del Cancro, visto che stiamo parlando di questo transito importantissimo. Questo transito fino al 6 di marzo sarà in opposizione al vostro Sole. Probabilmente moltissimi amici del Cancro durante queste settimane avranno bisogno di rivalutare attentamente questioni riguardanti la propria relazione, soprattutto se siete in coppia. È molto probabile che dobbiamo mettere anche piccoli paletti o forse un po' più di stabilità all'interno della nostra relazione. È molto probabile che gli amici del Cancro durante questo periodo, soprattutto le persone single, avranno voglia di conoscere qualcuno nuovo, forse dare un po' più di stabilità durante questo periodo. È probabile che le persone che conoscerete le valuterete molto attentamente prima di farle entrare nella vostra vita. Avete bisogno di persone serie, persone che vi possano dare qualcosa non solo nel momento, ma anche in un livello anche futuro, in un futuro magari che potreste trascorrere insieme. Sarà molto importante questo perché avete veramente seriamente, soprattutto bisogno di essere amate da persone serie. Dal 6 di marzo in poi questo transito, questa congiunzione tra Venere e Marte transiterà poi nel vostro campo numero 8. Mi raccomando, le questioni riguardanti i debiti economici, quindi che dovete essere pagati o che dovete pagare, dovete risolverli in qualche modo, trovare comunque un accordo importante. La passione che si riaccende nuovamente, questo credo che sarà estremamente bello, fino a fine marzo, i primi di aprile, e soprattutto un altro grandissimo aspetto importante è la rinascita su tantissime cose che finalmente riuscite a lasciare nel vostro passato. Mi raccomando, l'amore sarà un po' il protagonista per voi durante questo transito, di conseguenza dovete cercare di dare il meglio anche di voi. Allora, andiamo a vedere quindi, amici del Cancro, a livello energetico, come sarà per tutti quanti voi questo periodo. Cancro, cosa porterà questa congiunzione Venere-Marte che inizia il 16 di febbraio e finirà intorno ai primi giorni di aprile? Vediamo un risveglio e un risveglio da situazioni molto pesanti mentalmente. Finalmente riuscirete a non essere più indecisi. Ci sono state troppe situazioni, faccio questo passo, non faccio questo passo, chiamo questa persona, non chiamo questa persona. Durante questo periodo finalmente capite
quali sono i passi da affrontare. Vi troverete veramente più liberi di poter anche decidere quali sono le situazioni più importanti per voi durante questo periodo. Durante questo periodo vi libererete anche di alcune situazioni che avete vissuto, forse del vostro passato. Questi sono condizionamenti delle vite passate che avete, o comunque di passati che state vivendo sostanzialmente e che dovete in qualche modo ritrovare e far reintegrare nella vostra vita. È possibile che qualcuno finalmente deciderà di abbracciare forse una paura, cercare di riconoscere anche qual è la vera meta di questa vostra vita. Vedete, il viaggio sarà molto importante perché ritroverete nuovamente un obiettivo di vita, gli amici del Cancro. Riusciranno finalmente a oltrepassare qualche ostacolo dovuto, credo, molto da una situazione del passato, un amore del passato, problematiche legate a questo vostro passato. Voi che fate molta fatica a rilasciare il passato come segno, siete in questa fase in cui dite: bene, allora accetto le cose come stanno, l'unica cosa che adesso devo fare è iniziare a intraprendere una strada. Molti decideranno di fare un passo oltre alla propria conoscenza, alla propria zona di comfort, e questo vi aiuterà tantissimo. Vi renderete conto che magari, insomma, è un po' incerta questa vostra capacità magari di lasciarvi andare al 100%, ma sono molto sicuro che questo vi potrà comunque aiutare finalmente a ritrovare un po' quella serenità e soprattutto quel grande passo che avevate bisogno durante questo periodo. Credo che vi troverete davanti ad una realtà quasi sconosciuta, cioè direte: ho capito perché fino adesso è stato tutto così bloccato. Qualcuno scoprirà che ci sono state delle persone, delle parole anche nel passato che hanno condizionato tantissimo il ritorno di un amore, l'esito di un concorso, piuttosto l'esito del raggiungere un vostro obiettivo. E quello perché ci sono stati condizionamenti nella vostra vita che avete dovuto comunque, che minimamente vi aspettavate, ma che saprete durante questo periodo, e questo vi aiuterà tanto. Non per farvi innervosire, certo farà sicuramente male, ma per prendere in mano la situazione e dire: ora ho capito perché, cioè adesso capisco per quale motivo io sono stata ferma, bloccata fino a questo momento. Le persone single, come vi ho detto, finalmente decideranno di lasciare andare qualcosa nella propria vita e lasciarsi anche andare, liberarsi emotivamente da una sorta di condizionamenti che avete. Il condizionamento è il diavolo, è qualcosa del vostro passato. Quindi dovete fare molta attenzione perché questo passato deve essere assolutissimamente eliminato e bisogna quindi affrontare il tutto con molta più leggerezza e soprattutto molta più spensieratezza. Allora, andiamo a vedere un attimo con i nostri tarocchi come sarà ancora. Facciamo una mezza croce, vediamo un poco quali sono i messaggi che le nostre carte anche vogliono regalarvi. Vediamo un po' a livello proprio personale il Cancro come vivrà questo periodo. Vediamo. Fante di coppe e il sole. Eh sì, ma infatti questo transito parla molto d'amore per gli amici del Cancro, anche per gli amici dei Pesci, anche per gli amici dello Scorpione, devo dire la verità. Sono tanti aspetti importanti che riguardano proprio la voglia di divertimento, la voglia di lasciarsi andare, la voglia di essere magari molto più liberi e meno condizionati durante questo periodo. Allora, per i single, vi ho già detto, qui c'è una bellissima novità che arriva finalmente, qualcuno che farà risplendere un po' il vostro sole, soprattutto se lavoriamo tanto su questo lasciarsi andare, queste indecisioni che spesso viviamo, che sono soltanto parole di autosabotaggio che voi fate verso voi stessi. Il Fante di Coppa vi porterà verso una strada che è quella della felicità, della positività. Il Fante di Coppa è un uomo, una donna nella vita che entra inaspettatamente, molto romantico, una persona dolce, molto creativa. Certo, forse ancora non si sa che ruolo avrà nella vostra vita, ma sono sicuro che ci saranno tantissime novità, messaggi, opportunità anche di parlare con persone del passato, perché questi possono essere messaggi che riceverete per mettere un po' di chiarezza. Quando vi ho detto, voi scoprirete finalmente
cosa è successo dentro la vostra vita. Voi sarete la luce, la verità, la strada giusta per poter prendere e per poter azionare solitamente, allontanandovi da distrazioni, essere molto più lucidi. Questo vi aiuterà tantissimo durante questo periodo. Sono molto convinto che in realtà farete un bellissimo percorso, una bellissima strada. Allora, vedete, abbiamo il giudizio nel cuore, come se c'è una voglia di rinascita. Addirittura saranno proprio queste notizie che finalmente vi daranno l'occasione di trovare un senso anche a quello che avete vissuto, a quello che state vivendo. Forse finalmente questo giudizio nel cuore troverà una ragione, quel messaggio che avevate tanto bisogno. Eravate troppo confusi, forse per una persona, o probabilmente per una persona, o per un amore che magari ancora non era molto chiaro. Questo comunque vi aiuterà anche a rivoluzionare un po' il vostro modo di pensare, non soltanto dell'amore, ma anche di una persona. Vediamo nella vostra mente. Ritorna la carta del 7 di coppa. Vedete, siete sempre i cancro, purtroppo, quando iniziano a pensare. Fanno dei viaggi allucinanti. Abbiamo un cavallo di denari. Abbiamo nuovamente il fante di coppe. Vedete nel futuro come c'è qualcosa di nuovo. Vediamo un poco. Ritrovare quell'equilibrio che secondo me avete proprio bisogno. Sapete, voi avete intrapreso un percorso interessante. Conosco molti cancro che in realtà vivono ancora qualche piccola fatica, però stanno vivendo veramente delle grandi opportunità. Avete anche il mondo come carta nascosta, quindi cosa vi posso dire se no mi raccomando mettetecela tutta ragazzi, perché oltre a trovare un senso nella vostra vita troverete anche un percorso che in qualche modo molti di voi stavano raggiungendo, stavano cercando durante quest'ultimo periodo. Questo percorso sarà innanzitutto una verità che verrete a sapere in amore, una persona nuova, qualcuno addirittura avrà finalmente l'occasione di ricongiungersi a questa persona e rinascere nuovamente. Se invece avete già deciso, avete chiuso una porta con il vostro passato, meglio ancora, questo vi porterà un nuovo amore, una persona che in qualche modo vi farà vivere delle grandi emozioni proprio con il mondo, come se un ciclo si chiude e uno nuovo sta per iniziare. State valutando, sottovalutando però il vostro modo, il vostro atteggiamento. Forse siete anche molto chiuse, avete tante paure. L'otto di coppa è la carta dove qualcuno ha la necessità di prendere il proprio spazio, di ritrovare soprattutto il proprio spazio, no? E questa è anche un po' una carta di solitudine. Quindi mi raccomando, non state sole, cercate di integrarvi nuovamente in questo mondo con le amiche, con le persone che vi possono permettere di far uscire nuovamente quello che siete nella vostra vita. Anche sul lavoro sarà interessante tutti i progetti che avete mantenuto per lungo tempo, finalmente capirete magari chi vi ha ostacolato e questo vi permetterà di associarvi a delle nuove persone e comunque aprire delle nuove strade. Questo è un transito importante per i segni d'acqua, quindi anche le persone che incontrerete di segni d'acqua come voi, quindi cancro, scorpione o pesci, saranno molto importanti per raggiungere proprio quello di cui avevate bisogno. Allora, vediamo l'ultimo consiglio, diciamo, il fiore che perché vi caratterizzerà durante questo periodo, è la determinazione. Mi raccomando, avete bisogno di essere determinati durante questo periodo, il morning glory, non so in italiano come si chiama, se conoscete le piante, mi farebbe piacere che me lo scrivete qui in basso con un messaggio. Buon transito di Marte e Venere congiunti nel segno del Capricorno e dell'Acquario. Noi ci sentiremo presto. Un abbraccio.